Radio Radicale, siamo di fronte alla sede della FIGC, dove è in corso una manifestazione di disobbedienza civile non violenta da parte di alcuni calciatori. Siamo adesso in compagnia di Maurizio Nassi, anch'egli coinvolto nella vicenda calcio scommesse e che ha subito una condanna in secondo grado. Maurizio, qual è la tua vicenda? Ma guarda, a me sia nel primo grado che nel secondo grado di giustizia sportiva hanno dato 3 anni per un presunto illecito. È una cosa che sia a me che a Emanuele Pesoli ha rovinato la vita, perché non si può chiudere la carriera solo per un presunto illecito, che è la cosa più brutta che può capitare a un giocatore. Quindi è giusto manifestare in maniera civile, però forte, e far capire a tutti che non c'è un giusto processo, non ci danno modo di difenderci. E quello che vogliamo è difenderci e ritornare a fare la vita che facevamo prima in maniera pulita. Ecco, riferimento al giusto processo, questa è una battaglia che i radicali portano avanti da 50 anni. Tu ti riferisci alla mancanza di un giusto processo nel tuo caso. Perché è mancato il giusto processo? Perché io ho assistito alla mia vicenda come a quella degli altri. Se già in aula non ammetti di far venire chi mi accusa per essere interrogato dal mio avvocato, per portare delle prove, già di conseguenza non ti permettono di difenderti, si parla solo della parola sua contro la mia. Ti riferisci alle dichiarazioni di Gervasoni, che avrebbe riferito di un presunto contatto per una cambina della partita. Gervasoni tu non l'hai mai potuto incontrare durante le fasi del processo disciplinare? Non è stato mai ammesso in aula, è stato ritenuto attendibile. E ora il punto di domanda è: come fa a essere attendibile una persona che si è venduto non so quante partite? E non un ragazzo, io o Emanuele, che siamo persone pulite e che in vita nostra non abbiamo mai percepito un solo centesimo in maniera illecita. Chiaramente queste sono questioni che tu porterai avanti nell'ultimo grado di giudizio. Sì, io devo andare al TRAS adesso, però ovviamente questa protesta viene fatta prima per smuovere le acque, per fare qualcosa, perché cioè è ingiustizia, non è giustizia. Ecco, le proteste normalmente assumono delle caratteristiche di offesa nei confronti degli altri, invece hai utilizzato una modalità, lo sciopero della fame, che è una modalità non violenta, particolarmente cara ai radicali. Come hai pensato di manifestare questo tuo dissenso sullo svolgimento della giustizia che ti ha coinvolto, utilizzando appunto lo sciopero della fame? Ma guarda, io avevo pensato a questa cosa al primo grado di giudizio, poi sabato ho visto che ha intrapreso questa strada Emanuele, che conosco perché ci siamo incontrati tante volte in campo, e ho deciso di aggregarmi a lui, perché credo che mettere la faccia in una situazione del genere già fa capire che siamo delle persone pulite, e quindi è giusto protestare e stare qui fino a quando qualcuno non venga qui a spiegarci i motivi perché è successo tutto questo e a permetterci di difenderci. Io non so se tu sai che questa appunto è una modalità radicale, però vorrei farti una domanda che c'è nell'ambito calcistico. Noi radicali portiamo avanti una proposta che è quella dell'amnistia per la Repubblica, partendo dall'amnistia per gli ultimi, per i più umili, per i carcerati. Cosa pensi di questa proposta per far conoscere agli italiani qual è lo stato della giustizia italiana che viola le proprie stesse leggi? È la cosa giusta da portare avanti, perché c'è tanta gente che non sa fino a quando non viene toccata da certe cose. Io sinceramente non credevo che la giustizia sportiva in questo caso fosse così. E purtroppo sono stato chiamato in causa in prima persona e mi sono reso conto che tutto si basa nella parola di una persona contro un'altra, e non credo questa sia una cosa giusta per condannare una persona. Tu hai detto: non credevo che la giustizia fosse così. Infatti molto spesso gli italiani non conoscono quali sono le condizioni in cui si svolge il servizio della giustizia. Senti, noi ti ringraziamo per averci rilasciato questa intervista e ci sentiremo per eventuali sviluppi. Grazie a voi, buona serata. Grazie a te e un saluto a Radio Radicale.